Beh, mi sembrava veramente doveroso chiudere la carrellata di interviste di microfono ai giovani leoni con voi, perché avete dato un esempio a tutto il comparto. Tanto appunto, parlando con Matteo Maggiore, che vi ha nominato prima nel blog ADCI, poi anche nel nostro UMARC, diceva chapeau, non è da tutti ritirarsi. Vabbè, grazie. Innanzitutto, non lo so, a noi sembrava abbastanza normale come gesto, nel senso, secondo noi fa parte dell'essere dei professionisti completi, riconoscere quando qualcosa è già stato fatto, soprattutto in una competition che richiede estrema creatività e rospicarsi, per cui trovare bene o male un'idea che era molto molto simile ci ha fatto dire in modo automatico andiamo a ritirare, non pensando al gesto di per sé, veramente era qualcosa di abbastanza naturale per noi. Senti, continuando appunto comunque a fare il mio applauso a questo tipo di comportamento, soprattutto all'interno anche di una DC che per anni si è rovellato fake, mica fake, volevo anche capire, ma quindi le idee sono nell'aria, cioè veramente non è che si copino, arrivano e poi magari si scopre che sono già state utilizzate. Ma noi quando abbiamo iniziato il brief la mattina, il sabato mattina, quando l'abbiamo letto per la prima volta, siamo stati 2-3 ore, ci siamo detti ok, se per le 5 non abbiamo niente non andiamo avanti. Alle 5 ci è venuta questa idea qua, molto bella, ci piaceva molto, l'abbiamo portata avanti e era bella a tal punto che qualcuno l'aveva già fatta l'anno prima. Quindi. Esatto, perché secondo me è anche un po' la difficoltà, nel senso che è un po' la differenza fra essere artisti e essere dei creativi che lavorano nel mondo della pubblicità, nel senso che di idee belle è pieno il mondo, di idee belle e giuste diciamo che il campo un po' si va a restringere, soprattutto quando magari si hanno dei mezzi che sono un po' più rigidi, come un'attività editoriale che può essere sui social network. Quindi ogni tanto capita di trovare quell'idea che è già stata fatta, poi chiaramente quando si lavora con dei tempi un po' più estesi ci se ne rende conto e magari si prende una decisione di tipo diverso, perché se è un piccolo pezzo magari si può dire lo faccio uscire comunque, tanto fa il suo mestiere. In una realtà del genere, con poco tempo che richiede un brief di questo tipo, arriva la scintilla. L'unico output non può essere. Esatto, arriva la scintilla, la cogli e poi tutto il più ritiri. Quanto ci deve essere, secondo voi, oggi di artista in un creativo per fare comunicazioni in questa era? Ma secondo me non poco, sia di artista che di innovatore. Cioè proprio vedere il mondo con occhi diversi, cioè Picasso mi pare che diceva che nasciamo tutti artisti, poi alcuni lo rimangono e altri no. Secondo me è un po' quello, anche perché comunque c'è la possibilità di avere dei canali che sono nuovi e di andarli a ribaltare e plasmare in questo modo, per cui sì, è assolutamente necessario. Poi chiaramente la cosa veramente veramente difficile è farlo in tutti i singoli pezzi che fai, in tutte le occasioni. Ma non a caso, a guardare il retroscena delle vite dei direttori creativi, spesso no? C'è un contesto artistico, vabbè, voi poi qui in primis, perché esatto, adesso vedo le opere di Mastro Matteo, di Giuseppe, per cui insomma fa scuola. Ecco, a proposito di Giuseppe, conta appartenere a una sigla piuttosto che a un'altra? Ok, secondo me appartenere a determinate sigle ogni tanto dà determinate opportunità, nel senso che è più facile che una grande marca, per cui una marca che ha un potenziale economico di un certo tipo da investire, pensi a te e scelga te. Poi secondo me attendere oltre a grande marca servono le grandi idee. Se no ti provano una volta e se ne vanno. Per cui. Ma qui ad esempio c'è spazio, cioè lasciano spazio ai giovani, no Vivi? Sì, nel senso noi abbiamo partecipato quest'anno, però nel contesto dell'azienda comunque lavoriamo molto e sì, siamo assolutamente considerati. No, sì, assolutamente sì, nel senso pur essendo junior di età in realtà non lo siamo nel livello di curriculum, perché io lavoro da 6 anni ormai. Credo sì, anche io penso Matteo, che è uguale, sì. Esatto, circa. Spazio ce n'è tanto, ci sono tante teste giovani, ci sono anche alcune teste, tra virgolette, un po' più mature che aiutano a incanalare quello che magari è il fervore della gioventù e a rendere appunto un prodotto che poi dà dei risultati di business. Cos'è per voi oggi la comunicazione? Insomma, con che occhio la guardate rispetto a ieri? Ah, vabbè, questa è una domanda da $1 milione. Beh, sicuramente è qualcosa in evoluzione, che ha la necessità di avere al centro
non più solo il messaggio del brand, ma anche l'utente, e soprattutto noi parliamo da un mondo che è un po' più digital. Per cui senza dubbio è qualcosa di cui che deve essere sempre aggiornato, perché cambiano i canali, cambiano i comportamenti. E per cui, giusto per nominarli entrambi, visto che abbiamo nominato Giuseppe, c'è tutto il filone portato avanti da Paolo Iabichino di una pubblicità con un nuovo obiettivo, una nuova rilevanza anche per l'utente, non più solo esperienziale, ma che si basi sui suoi valori, sulle tensioni culturali, sulle emozioni. Qualcosa, esatto, che riesca quindi a essere molto più vicino e collegato e rilevante, è vero, anche perché con la pressione che abbiamo al giorno d'oggi è un po' inevitabile non scegliere questa strada. Proprio in ottica advertising, no? Abbiamo nominato Paolo, esatto, è più interessante fare questo mestiere oggi. O forse, non so, più etico, più valorialmente elevato? Beh, devi stare più attento a quello che dici, secondo me, esatto. devi capire bene come connettersi con le persone e trovare il modo giusto di parlarli. Secondo me dà più soddisfazioni, nel senso che ha un certo tipo di resa migliore, perché secondo me non solo soddisfazioni sul breve, ma anche sul lungo, nel senso che vieni più ricordato, diventi veramente più rilevante, perché a un certo punto anche lì vai a consumare quel che è un territorio, un tipo di idee che puoi avere, e ne scopri un altro che, essendo più vicino all'utente, ti collega di più, ti connette di più, anche perché siamo in questo momento, in un periodo storico in cui l'utente può dire la sua radice, cioè c'è tutto il mondo dei social network, per cui se fai qualcosa di sbagliato non è interessante, o guarda da un'altra parte, o te le senti anche dire da utente. Per cui... Tornando a Cannes, vi aspettavate che Ogilvy e l'Art Director Club, insomma, vi volessero lì come premio? È arrivato un po' dopo, no? Una settimana dopo abbiamo, esatto, avuto la notizia. No, non ce l'aspettavamo, onestamente. No, non ce l'aspettavamo, è stata decisamente una sorpresa, perché veramente, cioè, come ho detto subito, a noi sembrava un po' la normalità, per cui assolutamente ci fa piacere, però... Perché sembra che la normalità è ancora meglio, no? Esatto, no, ma veramente siamo ancora abbastanza sconvolti. E... È la prima volta vostra lì? Sì, la prima volta che andiamo e siamo contenti, comunque ci andiamo comunque. Quindi... No, esatto, ormai chiaramente non si dice mai di no a Cannes. Sì, perché l'anno prossimo ci andrete, insomma, per salire sul podio, sono certa, è ovvio. Contiamo di tornarci, vediamo, sì. Che quest'anno andiamo a sentire le acque, com'è, e poi l'anno prossimo andiamo a fare grandi cose. Magari date un occhio anche un po' critico, potremmo rivederci post Cannes e ci date la vostra visione da giovani creativi, insomma, di quello che succede e delle cose più interessanti che avete notato. Volentieri, siamo una generazione piena di opinioni. Sì, assolutamente, ne avremo sicuramente. Esatto.